Allora, Cele, dove vai in vacanza? Ma niente di che, farò qualcosa così tanto per fare. Qualcosa tipo? Ma volevo andare ad Amsterdam, poi a Vienna, Berlino, Alaska, Croazia, Birmania, Porto Gianfrazio, Saturno, Nettuno, Padova, Copenaghen, Bucarest, Budapest e a Borgo San Dalmazzo. E tu invece? Io andrò al massimo a fare il bagno nelle pozzanghere sotto casa. Una storia triste. Allora ragazzi, quest'anno basta Italia e Riviera Romagnola, non ne posso più di Rimini e Riccione. Avanti, scegliamo tra Ibiza, Loret de Mar, Croazia, Grecia e buttiamoci dentro anche la Costa Azzurra. Oh sì, dai raga, scegliamo tra una di queste. Le altre opzioni non le guardiamo neanche. Dai che quest'anno si spacca. E anche quest'anno andremo in un posto diverso da Rimini il prossimo anno. Sì. Ma è possibile che ogni anno venite qua solo per guardare le tipe? Non c'è proprio nient'altro da fare oltre a questo? Allora deciso, settimana di Ferragosto si va ad Ibiza, tanto ci siamo tutti. No, io non ci sono perché lavoro. Sì amore, per le vacanze fai tu, cerca solo di non sforare troppo il budget. Tranquillo tesoro, ci penso io. Amore, ho comprato un viaggio in Grecia. Oh, bravissima tesoro, tanto la Grecia è anche poco costosa. È perfetta. Sì, infatti ho trovato un bellissimo hotel, pensione completa con massaggio in stanza e una piscina sulla terrazza. Sì, wow, però ti ricordo che siamo in Grecia, quindi non è che dobbiamo spendere così. Ah, no, aspetta, poi ho prenotato una scampagnata nel famoso bosco di Pincofrazio, una visita guidata in 45 lingue a tutti i musei e già che c'ero, due lettini per il mare, il tutto a soli 13.400 euro. Ma sei scema. Dici che è troppo? Non so, fai un po' te. Sì, in effetti hai ragione. Vabbè, i due lettini li togliamo per un totale di 13.390 euro e andiamo! Allora ragazzi, come ci organizziamo? Andre, tu cosa dici? Ma l'hotel lo prendiamo senza né pranzo e né cena e neanche colazione, tanto ci portiamo tutto da casa. Se mangiamo fuori direi McDonald's o al massimo venditori per strada. Bagaglio a mano ovviamente per non pagare di più la compagnia aerea, low cost si intende. E musei no, tanto sono tutti uguali. Disco sì, magari una sera si hanno due consumazioni gratis e con il prezzo ridotto per la prevendita. E niente, con 34 euro ce la facciamo e avanzano anche. Che ne dite? Ragazzi, dove andate? La benzina fino all'aeroporto la mettono i miei, eh? Ah, finalmente dopo anni ho anche io le ferie a Ferragosto. Posso organizzare cosa voglio. Ehi Gino, allora cosa si fa a Ferragosto? Come niente? Non ci sei? Ok, non importa. Fra Vincenzo, allora vacanze? Lavori? Davvero? E Marco? Pure? Oh cavoli, vabbè, chiederò a qualcun altro. Gian Giacomo, quest'anno Ibiza? Ah no, aspetta che ci sei già andato l'anno scorso. Allora, Sardegna? Ah no, lo so, tu vuoi andare all'estero. Come non vuoi fare vacanze quest'anno? E io? E io cosa faccio? Che vita di merda! E tu, chi sei in vacanza? Fatemelo sapere nei commenti!